TG Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. E noi fedelissimi siamo prima di tutto cittadini di una bellissima città che si chiama Bassano da Grappa e io sono qui per dire le nostre rimostranze di fronte a una situazione che ci ha presi in maniera sprovveduti a un risorgere di un problema che davamo per scontato fosse stato risolto. Sembrava risolto, invece dalla nuova giunta comunale è arrivata una mannaia che ha tagliato il progetto di riqualificazione del campo da calcio di quartiere Pre, sollevando le ire di chi vive nel quartiere, perché ridare decoro alla struttura sportiva significa rilanciare la zona. La rabbia degli sportivi perché in un momento così delicato per il calcio bassanese, che si è gloriosamente rialzato, quel rettangolo di terra significa dare respiro a tutto un settore giovanile dello sport. Lo sdegno dei fedelissimi che si sentono traditi da chi in campagna elettorale aveva promesso che il campo da calcio di quartiere Pre sarebbe tornato agli antichi fasti. Finalmente ripartono i nostri ragazzini, il nostro grande settore giovanile. Ci sono progetti a lungo termine che possono portare a grandi risultati dal punto di vista tecnico, ma soprattutto a un grandissimo risultato dal punto di vista sociale. Vogliamo che i nostri giovani giocino a calcio, ma soprattutto che lo giochino con la maglia giallorossa del Bassano. Quartiere Pre è il luogo naturale per tutti i nostri ragazzi. Io non voglio entrare nel merito delle questioni economiche, bilancio o non bilancio. Quartiere Pre, il progetto era partito, era stato finanziato. Oggi, a distanza di quanto? Un mese dalle nuove elezioni, ci troviamo a dover vedere il nostro progetto stoppato. Quello che io chiedo a Elena Pavan e a Mariano Scotton: vedete di concordare, di discutere con FC Bassano questo problema, però di non arrivare a bocce ferme e a comunicare quello che avete deciso di fare. Il tutto deve essere concordato con FC Bassano. Voi non vi arrendete comunque? Assolutamente no, noi per il momento stiamo in stand-by, come abbiamo fatto l'anno scorso di fronte a quello che è successo, poi abbiamo reagito alla grande. La gente deve sapere che se le cose non andranno avanti a buon fine e a favore dei nostri ragazzi, sapremo dire la nostra e lo diremo nelle dovute maniere. E allora, uomo avvisato, pardon, donna avvisata. Si ha davvero l'impressione che via Macello sia una zona dimenticata da Dio e dagli uomini, e pensare che si trova lungo la sponda destra del Brenta in un camminamento percorso da turisti e mamme con bambini in cerca di refrigerio, angoli nascosti che viene la voglia di scoprire, ma la scoperta non è fra le più romantiche. Si inizia con l'ex macello, nel cartello si legge inizio lavori 2016, ma di fatto vi sono erbacce ovunque e le impalcature sono diventate ruggini, e pensare che lì avrebbe dovuto sorgere uno dei poli multiculturali da fare invidia al mondo intero. Ci incamminiamo, incrociando qualche turista, notiamo vecchie grosse condotte d'acqua, quasi corrose, che spandono in due punti da tempo immemore, e si vede chi ci ha chiamato l'aveva a suo tempo fatto presente a Etra. Ci chiediamo quanta acqua sia uscita dalla prima perdita ad oggi, ma ci chiediamo ancora quali siano le condizioni di staticità attuali del ponte della Vittoria, visto che in passato erano già state rilevate alcune criticità. Ci viene fatto presente che la scalinata che porta al ponte malmessa e che le fronde che scendono vanno a finire sulla testa dei pedoni. I fili elettrici, a parte che appaiono anch'essi assai vetusti, spesso sono ricoperti da rampicanti e il bordo strada, proprietà privata, è sconnessa. Insomma, una zona che dovrebbe essere fiore all'occhiello, non fosse altro che porta al ponte degli Alpini, da poco niente meno che monumento nazionale, ma che si presenta di fatto una delle zone più degradate di tutta Bassano. Un gran peccato. Ma non è tutto. Salutato il telespettatore, tornando a piedi, cercando di immaginare come sarebbe via Macello se fosse curata a dovere, ci si affaccia per guardare la parte ancora più bassa e seminascosta. In una piccola area, giù in fondo, un simbolo tracciato sulla sabbia. Eccolo, un pentacolo, stella a cinque punte inscritta in un cerchio con una candela all'interno. Ma non è che proprio quel posto, oltre al degrado, sia teatro anche di qualche rito particolare? Rete Veneta chiede, davvero, di iniziare da un maggior controllo della zona. Questo dietro di noi a Varrovina non è solo un campetto per giocare, ma è anche una piazza, un luogo di aggregazione, un luogo per feste. Deve essere rifatto e reso fruibile a tutta la popolazione, solo che è stato uno dei primi tagli in bilancio. E qui nel paese, che è anche quartiere, che è anche zona di Bassano, di Varrovina, c'è una sorta di stupore.
La storia del progetto della piazza, che poi appunto è anche un campo da gioco, ma è anche un punto di ritrovo per giovani e meno giovani quando ci si riunisce in comunità, come per la festa dei Maroni, è piuttosto lungo, almeno da 3 amministrazioni. Il taglio messo nero su bianco, non del progetto, ma dei soldi per realizzarlo, poi diteci che cambia, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Lucia Fincato, già presidente del quartiere, conosce il progetto passo per passo, ma ora si trova nella stessa maggioranza che ha usato l'accetta e cerca di rassicurare i suoi concittadini trovandosi tra l'incudine e il martello. Penso che questo progetto sarà rimesso in piedi e sarà rimesso in piedi nell'interezza. Quella che è stata fatta è una mera operazione di rettifica di cassa del bilancio doverosa per legge, ok? Però il progetto da realizzare rimane valido e verrà preso in mano, io spero, a breve. Se il progetto partirà in tempi brevi oppure no, dipende da cosa verrà nei prossimi giorni. Una semplice dichiarazione di indirizzo della Giunta potrebbe essere un contentino per il quartiere, ma in realtà potrebbe essere anche un vicolo cieco, perché un indirizzo non è un impegno vincolante, quindi sarebbe solo il modo per prendere tempo e rimandare a chissà quando. Forse, anche perché il progetto è più che ragionevole. Soprattutto se sono richieste fatte nel corso di tanti anni, consolidate e non spot elettorali dell'ultimo secondo. Adesso si sta parlando del campo di Varrovina, del campo sportivo, della sistemazione della piazza e stiamo parlando di un investimento a conoscenza della collettività da almeno 2 mandati e mezzo di sindaci, insomma, non è nato ieri. La torre qui dietro ci ricorda il senso civico di comunità di Varrovina e se non avesse soddisfazione magari gli abitanti potrebbero pensare di ritornare a quello che furono oltre 80 anni fa un comune autonomo dalla stessa Bassano, visto che si parla tanto di autonomia. L'inflessibile volontà dei bassanesi, che vogliono conservare la memoria della loro storia in città e non disperderla per mezzo Veneto, ha visto in questo periodo passi in avanti nella vicenda dell'archivio di Stato. Come anticipato da Rete Veneta, la soluzione individuata dal Comune per la sua sede definitiva è quella di una parte opportunamente ristrutturata della scuola Mazzini. La sede di via Beata Giovanni è infatti in affitto e ci si avvicina alla scadenza. Ora, come intuibile, l'archivio non potrà essere spostato con uno schioccare di dita. Si tratta di un'operazione lunga e complessa e pertanto, in attesa di poter liberare le aule, ora in parte in uso al liceo Brocchi, bisognerà trovare un accordo con lo Stato. La missione prevista del sindaco Pavana a Roma ha quindi portato tempo, ossia si potrà rimanere nell'attuale sede fino al 2022. Soprattutto il Ministero non vorrà esercitare la regola di portare l'archivio di Stato bassanese in un capoluogo di provincia, perché sembra interesse di tutti non disperdere una mole di documenti storici del territorio, non solo di Bassano, ma anche della Pedemontana, come Asolo, e dell'Altopiano dei 7 comuni. Insomma, un accordo di compartecipazione delle spese è nell'interesse delle generazioni future, perché se un archivio si sposta dal proprio territorio, in fondo un po' ne morirebbe. Ancora qualche giorno e la storica ex caserma Montegrappa di Bassano tornerà a vivere. Tutto pronto per l'edizione 2019 della Mini Nai Alpina, che anche quest'anno coinvolgerà ragazzi e ragazze da tutto il Veneto per una settimana in pieno stile militare. Signor sì, la sezione Montegrappa è pronta con tutti i suoi volontari per accogliere anche quest'anno per l'undicesimo anno una 30ina di ragazzi delle classi dal 2001 al 1996. Ogni anno il copione si ripete quasi nelle linee fondamentali come quello degli anni scorsi, però ogni anno ci aggiungiamo qualcosa di nuovo, anche di stimolante e certamente anche di creativo. Di certo è che molta attenzione viene data anche a quello che è tutta quanta la fascia del sociale, con la donazione soprattutto. Ma sicuramente, partendo in realtà dalla protezione civile, ma poi avremo una mattinata dedicata quest'anno proprio alla donazione di sangue, di organi e di midollo, quindi tutto il nostro percorso è educazione alla cittadinanza, è la conoscenza della nostra storia ed è anche dispondere del tempo per gli altri, per chi ne ha bisogno. Si comincia venerdì prossimo, il 26 luglio, e si conclude sabato 3 agosto, un progetto che stimola i giovani e per alcuni di loro ha segnato un vero e proprio stile di vita.
vita. Tre nostri ragazzi degli anni scorsi, che hanno, uno sta concludendo il servizio militare negli Alpini, uno sta facendo il CAR e uno, ad uno invece è stata accolta la domanda di adesione. Questo per quanto riguarda le truppe alpine. Per gli altri invece ci sono stati altri ragazzi o ragazze che si sono iscritti nella protezione civile, non necessariamente nell'ANA, ma in tutte le protezioni civili del nostro territorio, nei soccorritori, quindi, oppure nel CAI. Quindi stiamo cercando di seminare con la collaborazione di tutti e pian piano raccogliamo. Lo avevamo promesso al soldato delle Melette ritrovato in quel bosco sotto la sua trincea 101 anni dopo la battaglia che lo ha coinvolto, che non sarebbe passato sotto silenzio sul ritorno a casa, il delicato recupero dei suoi resti, il commosso ritorno a valle con i volontari di Marostica e i carabinieri dell'Altopiano, i dipendenti del comune di Gaglio. Il caduto italiano più di un secolo dalla fine della Grande Guerra non è solo uno tra i tanti militi ignoti lasciati dal conflitto e lontani dalle loro famiglie. Se non riusciamo a dargli il nome, lo onoriamo come una persona, un soldato d'Italia, tra coloro che ci hanno lasciato in eredità un futuro da meritarci. In questi giorni la sua storia, da noi raccontata con rispettosa partecipazione, è approdata a sorpresa al Senato, grazie alla senatrice di grado Raffaella Marin. A distanza di oltre 100 anni dai combattimenti, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, nei giorni scorsi sono stati rinvenuti i resti di un soldato italiano caduto durante il primo conflitto mondiale. Nelle vicinanze sono stati recuperati anche il suo elmetto quasi integro e una parte di scarpone in dotazione al Regio Esercito. Il rinvenimento e il recupero di resti è stato reso possibile grazie al prezioso contributo dell'Associazione Ricercatori e Amici della Storia. Con sorpresa, tenacemente, una parte del paese non vuole dimenticare i caduti, soprattutto il loro impegno fino allo stremo, i frutti del loro sacrificio, perché un secolo in fondo è solo l'altro ieri. E quest'anno decorre il centenario di Onor Caduti, dedicato a chi perse la vita in quel conflitto e nei successivi. La cerimonia di resa degli onori solenni avrà particolare significato perché proprio quest'anno ricorrono i 100 anni della costituzione del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti, a riprova del fatto che, nonostante i 100 anni trascorsi, la missione volta al mantenimento del culto della memoria è quanto mai attuale e che l'attività di ricerca e recupero dei propri figli prosegue incessantemente in Italia e all'estero. Partendo da Fogliano Re di Puglia, un'iniziativa del Friuli Venezia Giulia cerca ora con Adotta un caduto un collegamento generazionale tra gli studenti delle scuole e questi soldati che spesso avevano pochi anni in più degli studenti stessi. Il soldato dell'Altopiano, onorato in Senato con il suo ricordo, ha fatto da avanguardia ancora una volta. Un brindisi sul Ponte Vecchio di Bassano per l'importante riconoscimento raggiunto, monumento nazionale, un lavoro di squadra che ha cancellato i colori di appartenenza politica, permettendo così di raggiungere un risultato importante per la città e per i bassanesi. Un traguardo reso possibile grazie all'impegno dell'onorevole Germano Racchelle e della senatrice Daniela Sbrollini. Come primo anno da onorevole penso sia una grandissima situazione già riuscire a portare a termine una propria proposta di legge. Tutto più portare una proposta di legge del tuo territorio è così importante per il bassanese, per il Veneto e per tutta l'Italia, mi sembra una soddisfazione impagabile. È un momento di grande gioia per questa città che se lo merita tutta, è stato un lavoro di squadra, io lo rivendico, lo dico sempre perché l'amministrazione precedente, l'amministrazione attuale, i parlamentari di tutti i colori politici, il comitato che ha fatto un lavoro straordinario, questa città stupenda che si merita questo riconoscimento, gli alpini, ma potrei veramente ringraziare uno per uno. Un evento per la nostra città che entra a far parte di un circuito mondiale. Adesso è entrato adesso il nostro ponte nel sito del Ministero e potrà essere visto e conosciuto da chiunque con curiosità vada a visitare quel sito, pertanto sicuramente nuove opportunità. Peraltro il comitato ha delle idee ancora più ambiziose, dei progetti ancora più ambiziosi e sicuramente noi saremo al loro fianco nel coltivare questo
questo ulteriore importantissimo passo. E proprio dall'ex primo cittadino il lancio del nuovo obiettivo. Io mi propongo insieme con altri, a partire già da settembre, di istituire un comitato per il riconoscimento UNESCO, che è il secondo gradino, e che dopo il riconoscimento del ponte come un monumento di carattere nazionale deve essere la prossima tappa, perché quando si raggiunge un obiettivo è importante prefissarsene un altro ancora più ambizioso, perché il ponte è effettivamente un patrimonio anche dell'umanità. Una medaglia che si aggiunge al già prestigioso palmarès della Regione Veneto. E questo è un altro importante risultato che ha portato a casa il Veneto dopo il sito UNESCO del Prosecco e dopo le Olimpiadi. Il ponte degli Alpini monumento nazionale, uno dei simboli del Veneto in tutto il mondo. La Regione è sempre stata a fianco del comitato, ha lavorato anche a livello governativo perché venisse portato avanti questo importante progetto di legge, e oggi festeggiamo un grande risultato. E a noi piace questo di supereroe, il nostro piccolo Joe, che veste i panni del suo idolo. D'altro canto, il nostro cucciolo non ha niente da invidiare a Batman, ha coraggio da vendere, ha un cuore grande così, è pronto ad affrontare le difficoltà e gli imprevisti, se vogliamo considerare un imprevisto della vita la malformazione alla gambina dal nome strano emimelia tibiale, che l'ha portato sino in Florida. Lui, questo eroe di neanche 3 anni, sta affrontando un percorso per niente facile, ma lo fa sempre con il sorriso, circondato dall'amore della sua famiglia e dall'affetto di tutti voi telespettatori, che avete risposto sin da subito all'accorato appello di mamma Erika per raccogliere quei 400.000 euro necessari all'intervento del professor Paley e della sua equipe. E allora è proprio Erika che vi mostra i progressi del suo bambino. Guardate un po' la foto che ha inviato, in neanche una settimana si vede già la differenza, questo allungamento di 1 millimetro al giorno. Un miglioramento che lascia davvero senza parole. E allora forza Joe, vogliamo vederti correre come Batman. E corre, corre Batman! L'amministrazione, anche se questo non era stato percepito o adeguatamente veicolato, aveva comunque rassicurato sul fatto che questa opera è assolutamente importante per questa realtà sportiva e sociale della nostra città. Il progetto importante di cui parla la prima cittadina di Bassano, Elena Pavano, è la riqualificazione del campo da calcio di quartiere Pre, di cui ci stiamo occupando da qualche settimana. La questione è balzata agli onori della cronaca dopo la notizia dei possibili tagli al bilancio che andrebbero a interessare proprio il quartiere e nello specifico andrebbero a penalizzare tutto un settore giovanile del calcio. Una notizia che ha sollevato le ire praticamente di tutti. Venerdì c'è stato insomma l'incontro chiarificatore con la dirigenza dell'FC Bassano 1903, in cui numero 1 e numero 2 della giunta bassanese hanno fatto chiarezza, o forse, visto il polverone sollevato, hanno fatto marcia indietro. Fatto sta che il progetto ci sarà, verrà fatto, verrà realizzato, ci siamo e la situazione è assolutamente rasserenata. Allora vogliamo dare, proprio parlando di step, vogliamo dare dei tempi, il primo passo quando si farà e in cosa consisterà? Il primo passo è introdurre, e questo avverrà nell'ottobre di quest'anno, quest'opera all'interno del piano triennale delle opere pubbliche dal 2020 in poi. Cosa significa? Che l'amministrazione si impegna concretamente a creare un percorso serio, con dei tempi certi, per la realizzazione di questa infrastruttura, di quest'opera. Quindi a ottobre si inizia con l'iter burocratico, possiamo definirlo così, anche perché il progetto c'è già, il progetto esiste già, è già stato finanziato e tutto, quindi è soltanto questione di tempi. A ottobre si parte con la parte burocratica, giusto? Già la settimana prossima ci sarà un incontro gli uffici comunali per capire come procedere, quali sono gli step tecnici da seguire. Chiaro è che il progetto c'è, però sappiamo che le amministrazioni devono procedere secondo regole, pertanto ci sarà comunque un bando, un concorso, e anche per la fase progettuale. Allora aspettiamo ottobre. Elena Pavana ha assicurato che questo campo da calcio si farà, noi, neanche a dirlo, saremo le vostre sentinelle. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito.
Le previsioni per domani. Nella notte, fino alle primissime ore, possibile residua nuvolosità con associate deboli precipitazioni. In seguito condizioni di stabilità con diminuzione della nuvolosità fino a cielo in prevalenza sereno. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile ripresa con marcata escursione termica.